Ciao ragazzi e bentornati, oggi video unboxing EMP davvero epico, davvero gigantesco, perché si tratta di un video unboxing Funko. Ho preso tantissimi Funko, tutti della stessa serie, dei Funko che mi ero ripromesso di non cominciare ad acquistare, un po' come accadde per Harry Potter, e ragazzi, come al solito, i miei buoni propositi sono andati a farsi benedire. Come avrete notato, ultimamente mi sono attrezzato con questa scaletta in plexiglass per esporre i Funko, i Mystery Mini. Me l'avete chiesta in tantissimi, quindi trovate in info box il link per poterla acquistare. Esiste di due misure, una più grande come questa e una un po' più piccola, ma io vi consiglio questa più grande che trovo davvero molto utile. Alcuni di voi si sono accorti che alle mie spalle non ci sono più i Funko Pop del Trono di Spade. E ragazzi, anche se su Instagram l'ho già detto, ne ho già parlato, per chi non mi seguisse trovate sotto il link al mio account Instagram, li ho tolti ragazzi, li ho venduti, ho venduto l'intera collezione perché non riuscivo più a starci dietro, visto che quella di Harry Potter, la collezione, ha preso il sopravvento, ho deciso di tagliare quella del Trono di Spade, di vendere tutti i pop ed investire quei soldi sul canale e in altre cose. Quindi ecco qui spiegato il motivo. Adesso dietro trovate quelli di Harry Potter e di Animali Fantastici, poi ve li farò vedere meglio in un video apposito, quello della collezione aggiornata. E però con questa scusa, adesso che ho ridotto notevolmente il numero dei miei Funko, posso acquistarne anche di altri tipi. Infatti arriveranno più video Funko sul canale e non solamente di Harry Potter o del Trono di Spade. E questo ne è l'esempio. Adesso andremo ad unboxare questo pacco enorme che mi è arrivato un bel po' di tempo fa da EMP. E ragazzi, vi dico già che è attivo un nuovo codice sconto che trovate sotto in info box e che trovate qui sopra impressione, come al solito valido per tutto il mese di aprile, e con questo codice avrete 5 euro di sconto su una spesa minima di 30. E ultimamente ci sono delle offerte matte su EMP, Funko Pop addirittura anche a 7-8 euro, ai quali poi vanno applicati anche codici sconto tipo quello che vi ho appena passato, quindi addirittura col Backstage Club, regali e spedizioni gratuite. Come ho detto l'altra volta, se avessi cominciato a drogarmi avrei speso meno. Ma bando alle ciance e cominciamo ad aprire questo pacco gigantesco. Andiamoci giù di bisturi, 1 e 2, e vediamo di cosa si tratta. Ragazzi, vi dico già che non avrei mai voluto cominciare questa raccolta, ma ultimamente sono andato in mega fissa e quindi adesso mi sa che vi toccherà sorbirvi anche questi nuovi Funko Pop qui sul canale. Beh, intanto un plauso ragazzi a EMP, perché guardate come sono imballati questi pop. Sfido chiunque a lamentarsi degli imballi di EMP, perché sigillati uno a uno col pluriball. Nota super positiva di merito a EMP, sempre più contento di acquistare da loro. Bene ragazzi, come avrà intuito qualcuno dall'occhio lungo, si tratta dei Funko Pop di Rick e Morty. Io ormai sono fan di questa serie che va in onda su Netflix. Qualora non l'aveste mai vista, mi raccomando recuperatela perché è geniale. E nell'ultima stagione la mia puntata preferita su tutte è quella di Pickle Rick, cioè Cetriolo Rick. E infatti qui dentro troviamo anche il Funko Pop di Cetriolo Rick, che secondo me è il Funko Pop definitivo, il Funko Pop più bello mai realizzato da Funko. Ma andiamo per ordine e cominciamo a guardarli uno per uno. Io direi proprio di cominciare dai nostri protagonisti, quindi da Rick e Morty. Ecco qui il Funko Pop di Morty. Morty è il nipote di Rick e loro due assieme vivono delle pazze avventure in spazi alternativi, in realtà alternative, e in questa realtà troviamo tantissime versioni di Rick e Morty e vivono sempre delle avventure pazzesche. Rick e Morty è un telefilm, anzi una serie animata per adulti, che va in onda su Adult Swim, un canale americano, è nata da un contest, e proprio da questo contest, che era ispirato a Ritorno al Futuro, nascono i personaggi di Rick e Morty, che appunto sono i corrispettivi di Marty e Doc di Ritorno al Futuro.
magari questa era una chicca che qualcuno non sapeva. Bene ragazzi, ecco qui il nostro Morty, tiriamolo fuori dalla sua busta ed ho scelto la versione più classica, una delle primissime edizioni, primissime in assoluto di Morty, ed è questa qui con i semi in mano. A me piace tantissimo, vediamo se è inclusa la basetta, in questo caso no, non è inclusa la basetta, quindi sicuramente questa sua versione starà in piedi da sola e direi di metterla qui. Mi piace tantissimo come è stata realizzata anche l'espressione di Morty di disagio che spesso e volentieri è presente sul suo volto. Esistono tantissime versioni Funko di Rick e Morty e come vi dicevo, visto che anche nella serie televisiva ci sono tantissime versioni di Rick e Morty in realtà alternative, in questo caso secondo me ha senso acquistarle anche tutte, perché appunto non sono delle semplici ripetizioni di Rick e Morty, ma possono stare tranquillamente assieme in una collezione, perché in ogni caso è previsto che di ogni personaggio anche nel cartone esista una versione alternativa. Spero di essermi spiegato, visto che a me ad esempio non piace acquistare le 100 versioni di Harry Potter, perché mi basta averne uno o due, ma non 100 tipi di Harry Potter. In questo caso lo accetterei più volentieri. Ma adesso prendiamo Rick, eccolo qui. Anche in questo caso ho scelto la versione più iconica, la versione regular, chiamiamola così, di Rick, e si tratta della sua versione con in mano la fiaschetta di liquore, che è anche questa iconica nel cartone e che lui appunto stringe tra le mani e si sbrodola sempre di questa sostanza verde. È davvero bellissimo il pop di Rick, anche perché dietro ha la sua bella lunetta, ha la sua zona di calvizie che è fatta davvero benissimo e mi fa tanto ridere. Poi sono davvero molto molto somiglianti ai personaggi del cartone. Quindi ecco qui il nostro Rick, anche in questo caso niente basetta, e lo metterei qui. Facciamo scendere di un gradino anche Morty e adesso andiamo avanti. Adesso passiamo ad un altro personaggio che è Jerry. Jerry è il padre di Morty, nonché genero di Rick. Lui ha un rapporto pessimo col suocero Rick, ma è davvero esilarante perché fa di tutto per, diciamo, mettersi in mostra, ma è praticamente snobbato da tutto il resto della famiglia e poverino finisce sempre in tantissimi guai. In questa versione ecco che lo troviamo con in mano un oggetto che io definisco a dir poco geniale. Questo oggetto è la scatola dei Mi Guardi, è una scatoletta che una volta pressato il tasto che ci si trova sopra, ecco che si materializzerà un Mi Guardi. Un Mi Guardi è un essere, un'entità di un'altra dimensione che rimane accanto a te. Se ad esempio io avessi bisogno di qualcuno che dovesse riparare la mia macchina, potrei chiamare un Mi Guardi e il Mi Guardi, una volta sistemata la mia macchina, si dileguerebbe nel nulla. Ma fin quando non porta a compimento questa sua missione, non può andare via. E quindi ecco che Jerry chiamerà in questa puntata particolare un'infinità di Mi Guardi che a un certo punto sclereranno di brutto perché non riusciranno a portare a compimento il loro dovere. Ma ragazzi, davvero, io vi consiglio di guardare Rick e Morty, di guardare questa puntata, che se non sbaglio è della prima stagione, perché è davvero una figata. Qui vedo che lui ha un foro sotto le scarpe, quindi credo proprio che questa volta dovrebbe esserci la basetta. Eh sì, infatti eccola qui. Adesso la andiamo ad inserire e mettiamo da parte la nostra scatolina. Mettiamola qui e mettiamo la basetta ai suoi piedi. Ok, basetta inserita. È da notare che i pop di Rick e Morty sono tra i pochi pop ad avere la bocca. Questo è un dettaglio molto particolare che non troviamo quasi mai nei Funko Pop. Altro personaggio è Beth. Beth invece è la mamma di Morty, nonché figlia di Rick. Rick vive nella stessa casa di sua figlia, di suo genero e dei suoi nipoti e vivono sempre tantissime disavventure. Eccola qui, Beth è un alcolista perché naturalmente
odia la sua vita ed ha anche un rapporto abbastanza complicato con suo padre, visto che è una persona molto difficile, diciamo così. Ecco qui anche lei ha la sua basetta e in questo caso, come vi dicevo, ha tra le mani una bella bottiglia di Chardonnay e un calice di vino semitrasparente fatto davvero benissimo e addirittura credo sia il primo pop in assoluto che attorno agli occhi ha anche delle lacrime, quindi in questo caso super espressivo e diverso dal solito, visto che i Funko Pop di solito non hanno neanche le sopracciglia, ma troviamo addirittura un'espressione di disperazione. Inserita la basetta anche in questo caso, andiamo a posizionarla qui e prendiamo adesso il Mi Guardi che era con possibilità di chase, quindi vediamo se sono stato fortunato. 1, 2, 3, no, non sono stato fortunato, niente chase per me, ci ho provato ragazzi, ma il Mi Guardi è appunto quella creatura di cui vi parlavo poco fa e mi piace tantissimo. E vi giuro che prenderei un sacco di Mi Guardi, ne prenderei 100 da mettere tutti attorno a Jerry per ricreare la scena della puntata che mi piace davvero un sacco. E ragazzi, ecco qui il Mi Guardi, magari alcuni di voi non l'hanno mai visto. È davvero un personaggio micidiale, mi fa ridere tantissimo. Io speravo che facessero il pop, infatti una volta visto ho deciso che doveva essere mio e mi sono convinto a prendere anche quelli di Rick e Morty. Perfetto, ecco qui il nostro Mi Guardi, ragazzi, guardate quanto è simpatico, è davvero un personaggio esilarante. È geniale, non so da dove l'abbiano tirato fuori, ma tanto di cappello ai produttori e agli ideatori di Rick e Morty, perché è personaggio spettacolare quasi quanto Pickle Rick. E adesso altro personaggio, ragazzi, si tratta di Summer. In questa prima ondata, in questa prima wave tra virgolette che ho acquistato, ho deciso di prendere tutti i membri della famiglia di Rick e Morty senza sfociare in personaggi secondari, che sono tantissimi e li troviamo già disponibili tutti su EMP. E adesso ecco qui Summer, la tiriamo fuori, anche lei ha un bel caratterino nella serie TV e in questo caso la troviamo anche lei col suo sguardo un po' da menefreghista. Eccola qui, anche lei in questo caso ha la sua bocca, una bocca imbronciata, ha un piccolo segno sul naso, ma questo qui credo di poterlo rimuovere con un po' di acqua e sapone, poi ci penserò. E ragazzi, eccola qui. Questa è tutta la famiglia al completo. E come vi stavo dicendo poc'anzi, ragazzi, ho preso anche il pop di Piccolo Rick, quindi di Cetriolo Rick, perché in una delle ultime puntate dell'ultima stagione, Rick, pur di evitare di andare ad una seduta di psicoterapia assieme a sua figlia e ai suoi nipoti, ecco che decide di trasformarsi in un cetriolo. E ragazzi, vivrà delle disavventure pazzesche. E appunto questo cetriolo a un certo punto assumerà delle forme umanoidi, perché lui assemblerà parti ad esempio di topi morti per riuscire ad avere degli arti e a tornare a casa, visto che lui per un motivo o per un altro si perderà nelle fognature. Ma non voglio raccontarvi tutta la puntata, io vi dico di andarla a vedere perché ne vale assolutamente la pena. Ed ecco qui il Funko Pop di Pickle Rick. Ragazzi, quando ho visto che stavano per farlo, quando ho visto i render, davvero non vedevo l'ora di prenderlo perché è davvero geniale. Un Funko Pop praticamente da considerare life size, un po' come il Groot, il Baby Groot, perché appunto credo che rispetti assolutamente le dimensioni che vediamo nel cartone. Eccolo qui, ragazzi, guardate quanto è figo Pickle Rick, Cetriolo Rick. Questo è lui in versione cetriolo e poi ha tutte le parti di topi morti che ha utilizzato per prendere vita e per riuscire ad avere una sorta di esoscheletro. È fatto benissimo, è una figata ed è un pop assolutamente fuori dagli schemi, fuori dal comune. Io vi consiglio assolutamente di prenderlo perché andrà a ruba e costa davvero poco. Potete usare sempre il codice sconto che vi ho dato poco fa perché lo trovate disponibile su EMP.
Eccolo qui, mettiamolo qui in basso. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Se anche voi amate i Funko Pop di Rick e Morty, se avete già visto la serie, cosa ne pensate? Fatemi sapere sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa pensate della mia decisione di cominciare a prendere anche i Funko Pop di questa serie. Ma vi anticipo che ne ho già ordinati tanti altri e che presto vedrete altri video a tema Funko con nuovi personaggi, alcuni davvero molto insoliti. Bene ragazzi, ringrazio tantissimo MP, ringrazio tantissimo voi per aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, commentate, lasciate un mi piace e condividete il video con i vostri amici amanti dei Funko Pop. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!